General Zoo EWE, specialisti nella cura degli animali. Da noi troverete con consulenza gratuita farmaci veterinari anche al minuto per grossisti, omeopatia e fitoterapia, alimenti per animali, mangimi complementari, cosiddetti integratori, accessori, giochi, antiparassitari, ampio reparto sanitario e igiene, oltre che per animali, anche per la casa, ed insetticide di qualsiasi tipo, anche esche per le mosche, formiche e deratizzazione. E tutto ciò, davvero tutto che serve a prenderti cura del tuo amico. General Zoo EWE, grossisti del farmaco veterinario. Ci trovi a Lugo in via Bonoli numero 61/2, telefono 0545 900 0019, aperti tutti i giorni. Ah, dimenticavo, a tutti i clienti applichiamo un conveniente sconto a partire dal 10%. Edizione del Puppy Party, partiamo proprio dal termine con questa bellissima edizione canina regionale. Questo non è un puppy, però a 15 mesi, insomma, diciamo che è un po' un senior, fa parte dell'Expo regionale canina, quest'oggi sta attendendo la premiazione finale. Noi facciamo un bel passo ritroso, andiamo a vedere il Puppy Party, che è stata la scusa della giornata, come sempre, di tornare qui a ricovero degli animali San Marco, ma soprattutto facciamo i complimenti a Ginevra, questo splendido esemplare di bovaro del Bernese, e i suoi padroni che appunto quest'oggi sono stati qui pazientemente ad aspettare. Ginevra ha trovato un posto molto comodo dove potersi sedere. Puppy Party è anche questo. Papi ricco di soddisfazioni, il connubio è sempre in collaborazione con ENCI, che è l'ente nazionale per la cinofilia italiana. Il gruppo cinofilo regionale è qui da noi presso la nostra clinica e va avanti ormai da 9 anni. Lo organizziamo sempre in estate, quando i bambini chiaramente non sono a scuola, quindi non ci sono impegni scolastici, le famiglie sono più libere. È una manifestazione che è dedicata al cane, ai bambini e anche alle famiglie. Non è frequente trovare questo, perché spesso sono appuntamenti molto più selettivi. Sta di fatto che il pubblico risponde, la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata, del cane soprattutto, e poter vedere come quest'anno tantissimi junior handler, che sono bambini, ragazzi, giovani, che sanno educare il cane e hanno la loro ricompensa, li mettono a sedere a fianco loro, girano col guinzaglio correttamente come va tenuto, fa un estremo piacere, perché vuol dire che si sta diffondendo la cultura canina, e in questo chiaramente il fatto di mantenere la salute dei nostri amici animali. Eravamo abituati a vedere il pastore tedesco, con ordini secchi, parole con molte consonanti più nord europee che non latine, come noi siamo, ma certo i bambini eseguono un tipo di approccio che sicuramente è dolce, e quindi si vede che il cane risponde anche a queste sollecitazioni da parte di un bambino. Da qui significa che non è così difficile in definitiva riuscire a educare correttamente un cane, bisogna avere dei buoni maestri per questo, bisogna sapere scegliere chiaramente delle buone scuole. Una cosa molto importante è che le persone riescano a comprendere e a capire che fin dai primi giorni in cui si porta a casa un cucciolo ci sono delle regole, dei concetti da applicare, e che questi determineranno poi una convivenza appropriata e sana anche nel futuro. Diversamente si possono avere dei problemi che poi si ripercuoteranno anche nell'età adulta. Un cucciolo, per essere gestito nel modo giusto, ha bisogno subito di capire quali sono le cose che può fare, le cose che non può fare, quali sono gli spazi che può vivere e quelli che invece gli sono interdetti. Deve capire immediatamente che per richiedere le cose ci vuole un comportamento appropriato, non ci vuole prepotenza, deve accettare di poter aspettare e di dover aspettare da parte dei proprietari il consenso riguardo alla gestione di varie risorse che possono essere affettive, alimentari, legate allo spazio, è un fatto culturale proprio. Siamo riconosciuti dall'ENCI, quindi dall'Ente Nazionale della Cinofilia, e il nostro obiettivo insomma è quello di lavorare con i cani e di fare nel migliore dei modi, di fare in modo che i binomi cani e persone
e vadano avanti sempre nel rispetto del cane. Una cosa molto importante è capire che noi come centro addestramento siamo riconosciuti dall'ENCI per quanto riguarda i corsi di formazione, quindi noi facciamo corsi anche direttamente per gli addestratori. Della Puppy Party c'è una bellissima expo, perché tanti professionisti del settore amano ogni anno ritornare qui. Noi dobbiamo ringraziarli, perché alcuni di questi sono degli sponsor, ci aiutano, ci sostengono, credono in quello che noi facciamo in questi lunghi anni e sono al nostro fianco oramai da 9 anni e se ne aggiungono mano a mano sempre di più. Samuela, che cosa proponete? Sì, oltre al farmaco veterinario, in farmacia da noi trovate i giochi, gli accessori, i mangimi complementari, sono quegli integratori, bravissima, i mangimi, tutti gli effetti delle migliori marche per allergici anche e per intolleranti, che oggigiorno è una questione, le allergie molto comune, quindi da noi trovate tutto. Antiparassitari. Parassitari per pulci, zecche, e per gli animali, anche per gli ambienti interni o esterni. E poi abbiamo l'igiene per la casa. Brava, per l'animale, e abbiamo tutto un servizio sanitario completo che va dalla cura fino anche, perché no, alla bellezza, quindi anche un po' il superfluo. E abbiamo qualsiasi tipo di prodotti antiallergici, perché spesso il cane o il gatto stanno anche a contatto con le superfici che laviamo tutti i giorni. Li sentiamo starnutire. Li sentiamo starnutire, oppure si irrita la cute, perdono il pelo in maniera magari... Siamo attenti, perché i detersivi, i detergenti a volte sono nocivi per i nostri amici animali, quindi ci sono dei prodotti ad hoc. Andrebbero bene anche per i bambini. Tante volte chi ha un animale, anche un bambino, e tu trovi il prodotto specifico animale-bambino, per essere al 100% sicuri, il nostro punto di forza è proprio questo, che siamo veramente preparati e soprattutto abbiamo imparato ad ascoltarvi, che oggigiorno penso che sia una cosa molto importante, andiamo sempre tutti di fretta, invece noi vi ascoltiamo per poter poi darvi consigli migliori per qualsiasi esigenza dei vostri amici, che siano cuccioli come oggi, ma anche quelli non più cuccioli. Consulenza sempre gratuita, giusto? Certo, sempre gratuita, quando c'è la necessità chiamiamo il professionista, quindi il veterinario viene sempre interpellato in caso di dubbio, perché non possiamo certo improvvisarci a fare il medico quando non lo siamo, insomma, però ci avvaliamo dei professionisti, sempre. Dimenticavo, ma ci sono anche degli sconti un po' sempre per tutti i clienti, giusto? Facciamo di base a tutti i clienti un 10%, poi vi lasciamo sempre dei tagliandini presso i veterinari che li lasciano i nostri clienti, presentandolo a uno sconto aggiuntivo del 20%. Strutturato il Puppy. Beh, inizialmente c'è l'iscrizione, i bambini vengono chiaramente dato un porta badge con un numero e poi hanno una maglietta che li identifica e una bandana che identifica il proprio cane. Dopodiché c'è la gara vera e propria, che è un circle, diciamo una esposizione, quindi di quello che è il connubio uomo, bambino e cane, e dopodiché c'è una giuria che è formata però da giudici esperti, che con palette numerate assegna chiaramente un numero, un punteggio. Chi raggiunge il punteggio più alto è il vincitore del Puppy, poi da lì a scendere il primo, secondo e il terzo. Premiamo anche coloro che invece vogliono partecipare, anche se adulti, come proprietari e anche come cani, perché chiaramente è così, diciamo, la gioventù non è solo quella anagrafica, ma è anche quella che ognuno si sente, quindi noi vediamo in mezzo ai bambini anche persone adulte che gareggiano. Per noi è bello vedere questo, perché c'è la volontà di mettersi in gioco, di portare i propri animali in un ring e di relazionarsi col proprio cane. Mister Make Believe. 109 cani, un grande successo. Ci siamo rifatti della sfortunata edizione che
un grande fortunale ci ha rovinato la serata, questa sera invece è una grande serata riuscita, ottimo il pubblico, veramente un grande successo, una grande affluenza che ci ha ripagato delle fatiche. Siamo all'aperto, stiamo bene, poi la serata è anche abbastanza fresca, perciò anche i cani non risentono più di tanto della fatica, prima di tutto il benessere degli animali sempre. Poi la collaborazione col dottor Medi, la clinica veterinaria è veramente alla grande, massima disponibilità da entrambi, perciò sono veramente contento.